Oggi con Francesco Ciabattoni, che insegna letteratura italiana alla Georgetown University di Washington, affronteremo il testo di Dante dal titolo Il De Monarchia. Ecco, Francesco, vuoi cominciare col raccontarci quando Dante ha scritto questo testo e perché è importante? Volentieri, già fin da questa domanda dobbiamo fare alcune distinzioni perché diverse sono le teorie, diversi sono gli anni a cui si attribuisce la composizione di questo testo. Intanto una nota sul titolo, poiché alcuni dicono infatti De Monarchia e altri dicono Monarchia o Monarchia alla latina, si preferisce talvolta la dicitura Monarchia perché la versione con il complemento di argomento dei monarchi in realtà pare sia estranea alla tradizione manoscritta. Di fatto comunque tre sono le ipotesi sulla data di composizione. C'è chi lo data al 1308, chi invece agli anni della discesa dell'imperatore Arrigo VII in Italia, di cui Dante era un seguace, 1312-1313, e chi invece preferisce spostare ancora più avanti la datazione intorno al 1318, poco prima cioè della morte del poeta. La Monarchia è un'opera politica che in qualche modo fornisce il corrispettivo teorico, filosofico e appunto di riflessione politica della versione poetica della Commedia. Cioè si tratterebbe di una opera che in qualche modo è il completamento del pensiero politico di Dante Alighieri, ne rappresenterebbe dunque un'espressione matura, ecco perché molti assegnano al 1318 o 19, cioè gli anni, pochi anni prima della scomparsa del poeta che è avvenuta nel 1321, perché in qualche modo riflette proprio a mo' di specchio, ecco, la concezione politica di Dante. La struttura stessa della monarchia è tripartita, proprio come quella della Commedia, cioè si tratta di un'opera in tre libri, in latino, che Dante concepì e scrisse con la precisa intenzione di assegnare al potere imperiale, perciò alla monarchia, una autonomia che era a quei tempi molto discussa e spesso contrastata. Dante cioè si pone in opposizione netta ai curialisti che avevano una concezione ierocratica del rapporto fra Chiesa e impero, cioè in sostanza assegnavano invece alla Chiesa la preminenza. Questi erano i due grandi poli del potere politico mondiale, no? L'impero e la Chiesa. Anzi, io ho detto due grandi poli, potrei invece dire due grandi soli con Dante, però non il Dante della monarchia, non specificamente il Dante della monarchia, in particolare il Dante della Commedia, cioè di Purgatorio 16, cioè i due soli, e quella dei due soli era una teoria che Dante abbraccia e cita proprio in questi termini nella 16° canto del Purgatorio, e che naturalmente riprende nella Monarchia. Una teoria, quella dei due soli, cioè che vede affiancati questi due enti, l'impero e la Chiesa, in completa autonomia. Questa parrebbe oggi una concezione quasi scontata, non lo era affatto per il XIV secolo. A tal punto, cioè, l'opera di Dante si inserisce in una dialettica e a tal punto essa è provocatoria nell'essere favorevole all'autonomia dell'imperatore, che pochi anni dopo la morte di Dante Alighieri, nel 1328, il vescovo Bertrando del Poggetto, nipote del Papa Giovanni XXII, pose al rogo, bruciò pubblicamente il testo di Dante, nella speranza, ecco, di inibirne il successo. Una speranza che fu, possiamo oggi dire, largamente delusa, anche se a un certo punto, precisamente nel 1559,
il testo di Dante fu effettivamente, la monarchia fu effettivamente messa all'indice. Un libro proibito, insomma. Esatto, un libro proibito e vi rimase all'indice per diversi secoli, cioè fino al 1881, quando in piena epoca, intanto in piena unità d'Italia e in piena epoca anticlericale, venne in qualche modo riammesso e tolto da questa famigerata lista. Sì, questo, scusami se ti interrompo, questo anche, cioè, nonostante Dante proponga una sorta di soluzione media tra i due poteri, cioè una via Certo. media, e non si spinse mai a una concezione invece radicale come quella di Marsilio da Padova, no? Cioè lui parlava di poteri che non erano subordinati tra loro e Benissimo, dipendevano esatto. ambedue da Dio stesso. Sì, ecco, questo è il nodo centrale, la conclusione, questo è uno spoiler, perché naturalmente abbiamo anticipato il finale della monarchia, Sì. ma è giustissimo perché, come tu hai detto, Marsilio da Padova era, al contrario dei curialisti ierocratici, nello spettro dall'altra parte, cioè assegnava la preeminenza all'imperatore, quindi il potere temporale dell'imperatore sopra al potere spirituale del Papa. Ecco, la via media di Dante è proprio quella di stabilire invece un'autonomia alle due figure del Papa e dell'imperatore, quindi dello Stato e della Chiesa, in modo che ci fosse una cooperazione, e non una subordinazione. Ecco perché la via media, di cui tra l'altro poi parla anche Hans Kelsen, no? In quel testo sulla concezione della politica di Dante. Kelsen addirittura arriva a assegnare a Dante alcune idee sulla concezione statale moderna, cioè Sì, dello un Stato di anticipatore dello diritto. stato di diritto. Sì, in quanto, e questo è vero, che Dante cioè aveva in mente, ecco, un impero come una condizione ideale nella quale i cittadini, ovvero si dovrebbe dire sudditi, dell'impero potessero però ricercare la loro felicità, perché questo è uno dei due obiettivi, no? Dell'uomo sulla terra, cercare la felicità terrena e poi cercare naturalmente attraverso la ricerca spirituale, la teologia, la felicità, del paradiso. Ma due sono gli obiettivi per Dante, quindi due sono le guide preposte a questi due obiettivi. Ma questo testo di Kelsen, tu che sei esperto di Dante, viene considerato un testo attendibile? È È un testo studiato e del preso in considerazione? 1905 che certamente Sì. rappresenta una delle prime, per l'appunto, primi segni di interesse per la monarchia dopo la grande riscoperta della monarchia stessa, dopo, intanto dopo che fu tolta dall'indice e dopo il prolificissimo XIX secolo, perché appunto nel corso dell'Ottocento si scoprirono molti testimoni della monarchia, quando fino alla metà dell'Ottocento ne erano noti solo quattro, poi ne furono noti fino a 21, ne sono noti 21 attualmente, di testimoni manoscritti. E in più si sono anche succedute molte edizioni critiche, naturalmente. Quella di riferimento oggi è ancora quella di Pier Giorgio Ricci del 1965. Ma ecco, per tornare a Kelsen, forse quello che di Kelsen si può oggi prendere un po' con le molle è questa sua idea che la monarchia costituisse un'anticipazione del concetto di sovranità popolare. Questo forse è una visione un Una po' lettura troppo idealistica, a contemporanea anche me forse. pare di sì. C'è da dire però che sicuramente, ecco, Dante con la sua opera, sia Poetica della Commedia, che tanto ha influenzato la poesia successiva e il modo di pensare successivi, sia con la monarchia, ha assegnato delle frecce, ha dato delle frecce al potere temporale. Il potere temporale che, come noi sappiamo, era giustificato fino perlomeno alla dimostrazione di Lorenzo Valla del 1450 della falsità della donazione di Costantino, per l'appunto al documento della donazione che si voleva risalire al IV secolo,
che voleva essere, che doveva essere una libera donazione dell'imperatore Costantino al Papa Silvestro, quindi alla Chiesa. Dante naturalmente discute di questo nel terzo libro, ma vorrei andare per ordine e appunto cominciare con alcune parole sul primo libro della Monarchia, nella quale l'autore spiega prima di tutto che l'impero è una necessità per il bene comune, è una necessità per il benessere del mondo. L'impero è una necessità e il fatto che un solo impero, quindi una struttura verticale, potremmo dire piramidale in qualche modo, fosse auspicabile e necessaria per il benessere politico del mondo. Dante utilizza nella sua trattazione il sistema cosiddetto sillogistico, di derivazione aristotelica, di perfezionamento tomistico, cioè della scolastica. Una serie, vale a dire, di concatenazioni logiche con le quali si arriva a dimostrare la tesi. Per Dante, nel primo libro della Monarchia, ci sono diverse tesi che convergono verso appunto la dimostrazione centrale che l'impero sia ciò che consente il bene nel mondo, il bene politico. Prima di tutto vorrei menzionare questa che mi pare risuonare con alcune dichiarazioni che abbiamo sentito di recente. Secondo Dante, ovvero, l'imperatore è l'individuo più adatto a garantire il benessere del mondo perché è quello più giusto, ed è quello più giusto perché il contrario della giustizia è la cupidigia. Come sappiamo, la cupidigia, cioè l'eccessivo desiderio, nella fattispecie l'eccessivo desiderio per le ricchezze, insomma l'avidità, è anche uno dei significati allegorici delle tre fiere, no? Di una in particolare, della lupa, della Divina Commedia, cioè è l'arcinemico per Dante, è l'arciproblema. Ma perché l'imperatore sarebbe immune alla cupidigia? Secondo Dante, l'imperatore sarebbe immune alla cupidigia perché egli già possiede tutto. Ora, io dicevo prima che abbiamo risentito questa storia in Sì. tempi Sì, moderni perché mi pare di ricordare che un noto politico italiano che è ma anche stato altri, magari negli Stati Uniti, no? presidente del Consiglio più volte Sì. dicesse: io ho già tutto, sono già talmente ricco, Che non non ho vedo bisogno di perché rubare. dovrei andare Certo. oltre, rubare, essere disonesto, quindi votate. Detto questo, poi nell'imperatore per Dante coincidono o perlomeno vengono a concordare i voleri e i desideri diversi di coloro che vi stanno sotto. Quindi in questo senso l'imperatore diventa una sorta di veicolo per mettere d'accordo le discordanze particolaristiche. Il libro secondo è anche un libro particolarmente ricco di esempi storiografici, perché Dante vi dimostra come l'impero, e naturalmente quando parliamo di impero ai tempi di Dante parliamo di quello che era l'erede dell'impero romano. Sì, era stato infatti definito il sacro romano impero per questo motivo. L'impero, secondo la dimostrazione di Dante nel secondo libro della Monarchia, è un impero che si è stabilito di diritto, cioè aveva buone ragioni, aveva il diritto di essere la struttura politica dominante per il mondo. Come lo dimostra Dante? Dante naturalmente torna indietro ai tempi dell'impero romano. L'impero nel XIV secolo ha sede in Germania, appunto Arrigo VII è un imperatore tedesco che tenta di riprendere il controllo della provincia Italia. Dante argomenta dunque che poiché Cristo si è incarnato durante l'impero romano e precisamente durante l'impero di Augusto, che rappresentò in molti aspetti l'espansione e lo splendore maggiori dell'impero romano, questo segno è indiscutibilmente il segno che l'impero romano era quello prescelto da Dio per la dominazione del mondo. Anche perché, conclude poi Dante, se così non fosse, allora la crocifissione di Cristo e il suo sacrificio non sarebbero valsi a redimere il peccato di Adamo.
il che è impossibile. Questo è tipico, questa dimostrazione per assurdo è tipica, no, della filosofia scolastica, della teologia scolastica, cioè di prendere come punto fermo una verità rivelata e dunque usarla per dimostrare un punto. Alla fine di questo capitolo, Dante poi corre in rassegna alcuni esempi di grandi eroi romani, da Cincinnato a Muzio Scevola, che hanno dimostrato anche con la loro virtù che l'impero romano era quello meritevole di conquistare e dominare il resto del mondo. Dico proprio il resto del mondo, perché naturalmente si parla del mondo allora conosciuto. Ecco, in questo senso, tra l'altro, Dante esprime una concezione globale, diremmo proprio oggi globale, della politica, nel senso cioè che per Dante l'impero non è un fatto riguardante solo la sua città o solo l'Italia e la Germania. L'impero doveva avere giurisdizione sul mondo conosciuto. Questo comprendeva l'Europa e comprendeva l'Africa, le parti dell'Asia che erano conosciute. Veniamo dunque al discorso sulla donazione di Costantino, di cui Dante peraltro anche tratta nel canto 19 dell'Inferno, come è ben noto. La donazione di Costantino è per Dante un doloroso fatto storico che avrebbe rovinato lo sviluppo della politica europea e lo sviluppo della storia. Sebbene Dante riconosca a Costantino l'intenzione buona, la generosità, il principio secondo il quale voleva fare un atto di donazione libera, Dante gli contesta la legittimità a livello proprio giuridico, legale del dono, poiché cioè il potere temporale e le terre che Costantino aveva donato a Silvestro non competevano, non erano proprietà di Costantino stesso, egli non avrebbe potuto farne dono, così come, per lo stesso motivo, Silvestro non aveva il diritto di accettarle. Al massimo, Costantino avrebbe potuto darle in gestione al Papa. E da qui, come Dante appunto ci ricorda nelle sue invettive nella Commedia, è nato tutto il male della Chiesa, che è diventata un organo politico quando invece doveva essere una guida spirituale e basta. Il terzo libro della Monarchia è quello che affronta la questione centrale, cioè se il potere dell'imperatore, la sua legittimità, la sua autorità derivino dal pontefice oppure da Dio stesso. Naturalmente la conclusione è che derivano da Dio stesso, ed è proprio per questo che la teoria di Dante propone una autonomia, ecco, dei poteri, un'autonomia delle organizzazioni, perché non essendo sottostante o sottoposta all'autorità papale, l'autorità imperiale di fatto saltava un passaggio ed era direttamente calata, ecco, per scelta divina, sugli elettori, che quindi esprimevano un voto in una situazione simile a quella nella quale i cardinali esprimono il voto per l'elezione del Papa. A conclusione, tuttavia, di questo complesso libro terzo della Monarchia, nella quale Dante si sforza con ogni modo di mostrare l'autorità dell'imperatore e la sua autonomia, pare quasi che Dante faccia un leggero passo indietro, e cioè si legge uno degli ultimi paragrafi che Dante dice: con ciò non intendo sostenere che l'imperatore non debba in qualche modo soggiacere al pontefice, ma deve guardargli, l'imperatore cioè deve guardare al pontefice come un figlio primogenito guarda al padre. Allora, cosa volesse Dante intendere con questa enigmatica, se vogliamo, frase finale? Enigmatica nel senso che sembra in qualche modo contraddire o almeno limitare, no, l'importo di tutta l'argomentazione. C'è chi sostiene che sia stata aggiunta posteriormente per cercare di limitare il potenziale
potenziale rivoluzionario, se vogliamo, insomma, comunque per cercare di limitare le reazioni negative. Non è servito, tra l'altro. Non è servito. E c'è chi sostiene che invece Dante avesse voluto in qualche modo ingraziarsi i lettori. I lettori di Dante, lui tra l'altro si rivolge specificamente ad una categoria, dice che ci sono tre avversari dell'autonomia imperiale. La prima categoria è fatta da coloro che in buona fede vogliono credere che ci sia una supremazia del potere spirituale perché il fine spirituale dell'uomo è più importante del fine terreno. La seconda categoria è fatta dagli ipocriti, che sono, secondo lui, gli ecclesiastici stessi e i curialisti che vogliono argomentare contro la teoria che invece Dante così chiaramente espone, e la terza è una categoria di politici. In sostanza Dante si rivolge soltanto ai primi, cioè a coloro che sono in buona fede. Ecco, questa è la categoria che lui spera di riuscire a convincere. Con questo lavoro Dante conclude, in qualche modo compie, ecco, il percorso politico che era stato drammatizzato, cioè reso poeticamente nella Commedia. Qui, nella Monarchia, Dante dà una trattazione scientifica. Il merito maggiore di questo lavoro è probabilmente quello di avere distinto due metodi di ragionamento. Mentre quello dei curialisti e quello della teologia era appunto il metodo che partiva dalle rivelazioni e che si articolava secondo una autorità per cui venivano proposte, anzi non venivano proposte, ma venivano esposte, in qualche modo imposte se vogliamo, delle verità incontestabili. Quello della filosofia, che utilizza Dante in questo trattato, invece quello della argomentazione dialettica, che pertiene pertanto all'argomentazione politica, a differenza di quello della teologia, che deve limitarsi ai trattati di metafisica. Grazie.